capacità di inventarsi delle risposte basate su quella che è l'esperienza individuale di quel momento. E di conseguenza ecco che serve meno la sapienza della specie e serve molto avere un qualche cosa che è in grado di inventarsi a seconda delle situazioni le risposte adattative, le risposte per stare al mondo. E queste due categorie, soprattutto queste due categorie che ho messo agli estremi di questo piccolo grafico, ci raccontano anche, generalizzandole, due forti tendenze nella natura, e cioè le specie che tendono, come il polpo, gli studiosi li chiamano i generalisti, cioè capaci di fare tante cose diverse a seconda di quelle che sono le circostanze, potremmo dire dei buoni a nulla capaci di tutto. Talora queste specie sono specie colonizzatrici, e se voi andate nella vostra esperienza di persone non specialistiche a vedere quelli che vengono considerati i grandi rompiscatoli dal punto di vista degli abitanti delle città, i razzi, i colombi, i passerotti, gli scarafaggi e così via, sono tutte specie che appartengono appunto alla categoria, i topolini delle case che hanno colonizzato il mondo seguendo l'uomo, cambiando continuamente le loro abitudini, appartengono a questa categoria qui. La tendenza a non specializzarsi, ma a essere capaci di arrangiarsi in tutte le circostanze. Sono quelli che stanno sempre a galla in qualche modo. Questi qui che abitano in un ambiente stabile si vanno evolvendo, migliorando, specializzando sempre più il loro modo di stare al mondo, e sono quelli anche che vanno più in crisi se l'ambiente cambia repentinamente, perché loro hanno solo quelle risposte lì per quell'ambiente lì. Per cui generalisti e specialisti sono proprio due strade evolutive, dove qui possiamo dire prevale l'intelligenza degli individui e qui l'intelligenza della specie. Dipende da cosa vogliamo definire intelligenza, se no chiamiamola la sapienza della specie, che comunque è una sapienza molto buona. La lumaca l'ho lasciata lì perché la lumaca è molto interessante, come vi dicevo si piazza in una situazione intermedia. Mi preparo un altro foglio. È molto interessante perché la lumaca ha delle interessanti capacità di apprendimento, su cui è molto utile soffermarsi un poco. Riprendiamo una lumaca e facciamo, e sono io perché faccio, ecco, mi appoggio con la mano sinistra e vi racconto un esperimento che è un esperimento facile che talora si può fare anche nelle scuole elementari, si fa con gli studenti. Si prende una lumachina, la si piazza su una tavola che potrebbe essere di plastica, che ho messo sotto. Come voi pigliate la lumachina e la mettete lì, quella si spaventa e istintivamente, cioè sapienza della specie, si ritira dentro. Aspettiamo un pochino di tempo, le diamo un pochino di tempo, lei non sente più niente e si ritira fuori la parte che aveva ritirato dentro e si mette a cerca di tagliare la corda, perché ovviamente non è molto contenta di stare su un pezzo di plastica, e cerca di raggiungere della bella erbettina dell'insalata che le interessa molto di più. A questo punto inizia l'esperimento, che può essere più o meno scientifico a seconda di chi lo fate, però ci occorre un cronometro e una bacchetta perlomeno, e come lei si mette ad andare noi diamo un colpo di bacchetta. Come diamo un colpo di bacchetta? Si crea una vibrazione, questa si ritira. Si lascia passare un pochino di tempo, lei si smette di allarmarsi e esce e ricomincia ad andare. Beh, lo fate 4 o 5 volte con una tempistica sempre uguale, dopo 4 o 5 volte lei sente i colpetti, le vibrazioni e smette di ritirarsi. È quel comportamento che si chiama di assuefazione, una forma in inglese habituation, è una forma molto importante
di apprendimento, per cui con la sua esperienza individuale è in grado di controllare un comportamento istintivo. L'istinto non è lasciato a se stesso, ma noi, perché ce l'abbiamo anche noi, la sua fazione, sono in grado di controllare un comportamento istintivo, e questo è non solo molto importante da un punto di vista pratico, perché un istinto lasciato andare a se stesso può fare combinare dei guai di tutti i tipi, per cui deve esserci sempre un controllo, ma anche è uno dei motivi che ci spiega perché i rapporti tra istinto e apprendimento non sono, ci fanno vedere che non sono due cose completamente separate, ma ci sono, e lo incontreremo ancora quando ve ne parlerò in fondo a questa mia chiacchierata, che non è così facile pensare al comportamento cosiddetto istintivo come un qualcosa totalmente indipendente dall'esperienza dei singoli individui. E questa è la sua fazione. Parliamo un po' del polpo, dopo smettiamo di parlare dei molluschi, anzi lo smettiamo praticamente subito, però parlando del polpo io ho tirato fuori due parole importanti di quelle che sono le capacità intellettive della nostra specie, le parole importanti che fino a un po' di tempo fa nessuno pensava di usare se non per la nostra, erano parole tabù in qualche modo, ed è mente e cultura. Da una ventina d'anni a questa parte, o forse anche di più, invece si è scoperto che molti animali hanno una mente. E anche qui il problema era un po' di capire cosa si intende per mente, perché siccome si tratta di animali molto diversi tra di loro, è chiaro che la definizione di mente, la complessa definizione di mente che viene data per la mente umana, è difficile che s'attagli bene per tutte queste specie. Noi abbiamo una mente empatica, una mente sociale, una mente razionale, una mente, diciamo, talora anche capace di fare le cose più diverse, ma quella è la descrizione della mente umana. Parlando di animali molto diversi, quello che era importante era di trovare un qualche tipo di sperimentazione che consentisse di dire questo animale ha la mente oppure non ha la mente, come una sorta di minimo comune denominatore per stabilire, e è stato trovato un esperimento molto semplice ma molto sensato proprio, e che ci servirà anche per capire cosa si intende di mente quando si parla di una mente in generale e non soltanto della mente umana, anche se funziona anche per la mente umana ovviamente. L'esperimento si chiama viene detto l'esperimento di De Tour. E adesso lasciamo da parte i molluschi, perché è l'animale che io sappia più bravo a risolvere l'esperimento di De Tour, è il gatto. È il gatto perché, poi dopo capirete perché faremo delle comparazioni, perché il gatto è un animale molto autonomo, cioè un animale tutto sommato tra i domestici poco sociale. Il De Tour, per spiegarvi che cos'è il De Tour, ve lo spiego in un modo molto semplice, molto banale perfino, con un'esperienza che hanno fatto, credo tutti o quasi tutti, perché credo che a tutti sia capitato di avere un moscone in casa, di volerlo fare uscire dalla finestra, ed è una cosa difficilissima, perché quello si piazza contro un vetro, vede lo stimolo luminoso dal di fuori e lui per andare verso lo stimolo punta ad andare direttamente verso lo stimolo. Non si riesce o si fa molto fatica a far capire a un moscone che dovrebbe allontanarsi dallo stimolo, girare intorno e in questo modo uscire, cosa che invece l'ape sa fare, perché se non la spaventiamo troppo, perché l'ape possiede una mente, ma di questo ne parleremo dopo. Per cui il De Tour vuol dire girare intorno, allontanarsi dallo stimolo, e questo vuol dire anche una cosa molto importante, cioè farsi una mappa mentale, cioè sulla base delle proprie conoscenze ed esperienze dice io voglio andare là, non ci posso andare direttamente, allora volto a sinistra, eccetera eccetera. L'esperimento che si fa di solito, io ho dei bellissimi filmati di cani e di gatti sottoposti, sono due grosse tavole di plastica trasparente che mettete a fare come una sorta di angolo retto, alte
un metro e mezzo, perché il gatto se no salterebbe sopra. Qui c'è un operatore nascosto dietro qualche cosa, qui c'è una cosa abbastanza banale.